Radio Roma Capitale. L'unica radio a Roma che dà voce al cittadino. Buongiorno Max, buongiorno. Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sono molti e tra loro anche il nostro ospite Franco Cesati, che è collegato con noi e a cui diamo il buongiorno. Buongiorno agli amici di Radio Roma Capitale. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno Franco, buongiorno. Francesco, in queste ultime settimane abbiamo spesso parlato di quanti neologismi vengono ogni anno coniati, sì. Di quanti entrano nell'uso comune, di quanti finiscono nei dizionari, che è un segno, Francesco, di grande vitalità della nostra lingua. Però, dall'altra parte, ci sono tante, tante parole che ogni anno rischiano un po' di perdersi, vittime di dimenticanza, di non uso, anche forse di una nostra pigrizia. È da poco uscito un bellissimo libro che raccoglie 2000 parole perdute, bello perché bello anche a sfogliarlo, perché ogni parola viene spiegata come se fosse un testo ipertestuale. Ci sono sinonimi, notizie, curiosità, illustrazioni, stralci di romanzi, richiami a poesie e molto altro ancora. Il libro è Il Dimenticatoio, dizionario delle parole perdute, pubblicato appunto da Franco Cesati, editore, e Franco Cesati è oggi appunto qui con noi per parlarcene. Cesati, Il Dimenticatoio inizia con abbacinare, che vuol dire accecare, abbagliare, ma anche confondere, ingannare, e finisce con Zoilo, che è un critico severo, ingiusto. Ma come nasce questo libro? Allora, Il Dimenticatoio nasce intanto nella nostra splendida redazione con il coordinamento dell'editor Silvia Colombano. I redattori leggono molti libri, correggono molti libri, trovano molte parole, per lo più letterarie, che sono cadute in disuso e quindi hanno pensato, cammin facendo, di creare un vero e proprio dizionario, un posto dove poter posizionare le parole che non usiamo più o che abbiamo dimenticato, quelle che sono a basso uso letterario e che sono considerate obsolete. Poi al Salone del Libro di Torino abbiamo fatto un gioco che sembrava un gioco, ma poi è diventato una cosa molto piacevole. Abbiamo messo un pannello con la scritta: scrivete anche voi le parole che vi sembrano dimenticate. Sono passate centinaia e centinaia di ragazzi e hanno detto anche loro la loro, cosa che ripeteremo quest'anno anche a Milano al Salone dove andremo, e a Firenze fra una quindicina di giorni, dove saremo nuovamente al primo Salone del Libro di Firenze. E quindi è un progetto che va avanti, Francesco. Tra l'altro sì. Anche chi ci ascolta può segnalarci la parola perduta o che teme possa essere perduta, perché poi la nostra lingua annovera tra i 100.000 e 160.000 vocaboli, ma Franco, quanti ne usiamo normalmente? Ma 4 o 5 mila, che sono pochissimi. Questo dice che la nostra lingua è ricchissima e noi siamo poverissimi, e la dimostrazione è che usiamo veramente poche parole. In questo dizionario ne trovate 2000 che abbiamo considerato dimenticate, ma sicuramente sono perlomeno 20 o 30 mila, quindi forse dovremmo riaggiornarci con un grande dizionario delle parole dimenticate. In coda al libro, peraltro, ci sono una decina di pagine completamente bianche che lasciano a chi ha acquistato il libro, a chi lo ha letto, di appuntarsi le parole che lui ritiene perdute. E che magari potrebbe segnalarvi proprio per una prossima edizione. E che magari potrebbe edizione. Segnalarsi per una seconda auspicabile edizione. Ah, certo. Le parole perdute, guardate che è una buona, molto interessante, perché noi siamo abituati ad altro, no? Ad aggiungere alle novità a quello che esatto, non era. Esatto. Ed è. E invece pensate che perdiamo molte parole, queste parole, alcune di queste parole è un peccato, le perdiamo e perdiamo qualcosa anche noi, no? A non utilizzarle. Ci sono delle parole meravigliose poi nella lingua italiana, quando succede e le scopri, alcune volte le riscopri, alcune volte le scopri, non le conoscevi, no? E vai a controllare, a vedere, perché qualcuno le usa, e beh, alcune di queste ti fanno l'effetto proprio di una bella sorpresa. Succede. Un altro dice: onorevole, si è perduta sia la magia che il significato, scrive Danilo. Per entrare proprio nel concreto, è veramente difficile andare a scegliere alcune di queste parole per raccontarle a chi ci ascolta, però tra le tante ce ne sono alcune che
Franco Cesati, editore, ha indicato come in cima alla top 10 delle più belle parole perdute. E allora ne ho scelte tre per entrare proprio nel vivo, che sono Beccalibri, Fanfaluca e Garrire. Ah, ma Fanfaluca. Le vogliamo raccontare? Eh sì, direi sì. Proprio di sì. Bene. Beccalibri è semplicemente un lettore molto superficiale, direi quasi tutti i lettori di oggi, se vogliamo essere sinceri, che leggono con un po' di superficialità e poi magari dimenticano quello che hanno letto, ma sarebbe già molto se leggessero. Fanfaluca invece ha due o tre definizioni. È un piccolo frammento di cosa che brucia, specialmente carta, che per la sua leggerezza si leva in aria e vola. Questa è la prima definizione del termine fanfaluca. La seconda è una sciocchezza, un'inezia, una futilità o un capriccio. Ha una sua estensione, ovviamente, quindi è una chiacchiera senza sostanza, una fandonia o una frottola, tutte parole, anche queste, se vogliamo, fandonia e frottola, abbastanza dimenticate. Sì. E infine è anche uno strato di pasta dolce simile alla sfoglia, e questo è molto diverso da quello che è un aspetto che più gradevole, diciamo così, fino ad ora. La terza che tu mi avevi ricordato qual è? Garrire. Garrire, va bene, questo invece è un verbo, è un termine di cane o di volpe, è il garrire del cane di una volpe, che guaisce con insistenza e forte. Poi ovviamente c'è anche una estensione per gli umani, garrisce una persona che si lamenta in modo noioso e si lagna insistentemente. Francesco, questi sono solo alcuni esempi, ma insomma ce ne sono tantissimi. Un'altra bellissima è Sardona, Franco Cesati, è un altro termine, tra l'altro, che ha un aggancio nobile, diciamo così, vero? Sì, questo ha un aggancio letterario, e se mi passereste il mio pessimo romano, vi leggo un episodio legato a questa parola. La Sardona è una donna esageratamente truccata. E questo per Sardona, bello, bello, bello. Sì. Molto e bello. Qui, che non è Tardona, è Fardona. No, no, Fardona. Cioè, con la F. Volete siamo mettere la differenza? La differenza è enorme, naturalmente. Siamo poi alla descrizione, alla definizione letteraria, e questo è l'aggancio molto romano che c'è. E lo ricorda l'approfondimento che c'è in questo volume, che ricorda un libro di Franco Citti e Claudio Valentini, dove Citti dice: Pierpaolo, io l'ho sempre chiamato solo Paolo, anzi Pa, era un vero scrittore, un grande poeta, era un uomo curioso, voleva sapere tutto, studiava le parole che dicevano anche nelle periferie e si arrabbiava quando non riuscivano a spiegarle. Che bella Fardona, dicevamo per esempio, e spiegavamo che voleva dire che era una bella ragazza, ma lui si arrabbiava perché voleva sapere come nasceva Fardona, da dove veniva. E allora i ragazzi delle borgate dicevano: oh, apra, ma che vuoi sapere? Sa parola è così, l'abbiamo sempre sentita così, non c'è niente da spiegare. È vero, è vero. Poi, scusate, il mio romano, ovviamente. Ah, ma, sì, ma pure il mio, insomma, quindi va bene, va bene così. Francesco, nascono proprio così, no? Senza magari una ben specificata origine, ma così, nell'intuizione di chi riesce a coniarla e la capacità di poi di diffondersi. Ma ce ne sono tante, ce ne sono tantissime, e quindi stiamo per salutare, però salutare. Chiedo scusa, l'invito. Però ne approfitto, scusami Max, perché ci chiedono certo. ci chiedono ancora se possiamo, non si tratta di parole perdute, al contrario, sono parole acquisite, però ne approfittiamo, ci chiedono di Triplete, di Manita double, double, non so come, io non lo conosco questo termine, un parere su questo, forse Massimo o Franco, chi risponde? Franco, dai. Il nostro ospite è lui, allora, quindi lo lasciamo a Franco. Io sinceramente, essendo veneto e tifando Verona, quindi al di fuori di Lazio e Roma, sono sicuro che noi né la manita né il triplete lo prenderemo mai. Non vi interessa come parola, non vi interessa. In epoca molto lontana. Diciamo che io da Firenze, editore fiorentino, auguro agli amici laziali e romani, senza far torto a nessuno, di farsi
una manita magari una volta per uno e un triplette una volta per uno. E chiudo io anche ricordando quello che negli anni è stato, ma l'insegnamento, ma non voleva essere nemmeno pedagogo, Nantas Salvalaggio, il giornalista e scrittore che Franco Cesati, come gran parte dei nostri ascoltatori conoscono bene, e lui scrisse anche Ricco a parole, un libro, ma era proprio la sua filosofia, quella del dizionario. Raccontava Nantas che su un'isola deserta avrebbe voluto come compagnia un dizionario, per dire anche la sua ricchezza. Giunto a Roma, giovane cronista, è quello che si era portato con sé come patrimonio, appunto un dizionario, che per un giornalista allora era veramente il massimo, ancora oggi lo è se uno vuole fare le cose seriamente. Quindi siamo a Franco Cesati, editore, possiamo dire che si trova a casa sua nel nostro consesso, anche con gli ascoltatori che apprezzano molto. Grazie Cesati. Grazie a voi, allora, ricordiamo il dimenticatoio, dizionario delle parole perdute, Franco Cesati, grazie davvero per essere stato con noi. Buona giornata. Buona mattinata, arrivederci. Buona mattinata, Max, anche buon noi. Buon italiano a tutti. Sì, buon italiano a tutti. Radio Roma Capitale.